primo set di cinema della mia vita, che è stato A casa nostra di Francesca Comencini, io ero veramente terrorizzato. Prima di allora ero solo stato sul set di Carabinieri e un macchinista romano, i macchinisti dispensano perle di saggezza su ogni set, sono normalmente signori romani che variano tra i 50 e i 65, arrivano fino ai 70 anni e sono quelli che hanno fatto il cinema che non c'è sta più, perché io il cinema vero l'ho fatto, questo è nel cinema. Sempre di Fellini, insomma, roba, io lo capisco, ma uno in particolare, di cui non svelerò il nome perché è una cosa simpatica fra me e lui, mi vede, era il primo giorno, mi vedeva proprio preoccupatissimo, un po' terrorizzato, comunque era un film importante, c'era Giuseppe Battistone, Valerio Golino, Luca Zingaretti, cioè il cast era pesante, l'autrice, forse come in cinema, l'autrice, pesante nel senso buono della parola, insomma, un'autrice. Battistone in tutti i sensi. Battistone è pesante in tutti i sensi. E mi vede preoccupato, mi raggiunge, mi guarda e mi fa, oh, è il tuo primo video. Cioè sì, fa attenzione. Cioè, come fa attenzione? Fa attenzione, non fa cassette. Faccio, ma scusa, ma per consolarmi. Non devi fare cassette, perché il film rimane. C'è niente da ridere, il film rimane, sacrosanta verità. Ci riguardiamo film che hanno 30-40 anni. Quando tu arrivi sul set, devi pensare che quel fotogramma lì è come una casa, come un palazzo. Quella roba lì rimarrà per finché sono i supporti digitali, fino a quando esisterà l'umanità sulla Terra. Quindi questo è stato il vero consiglio, un consiglio mi è proprio rimasto impresso da allora, per cui, per il quale se metto piede sul set cerco di farlo concentrato, cioè di essere lì e sapere che quella è un'occasione unica e che produrrà qualcosa che rimarrà per sempre. In Italia non è così facile fare il pugile, ed è una cosa che è nell'immaginario, credo, di ogni attore, il sogno insomma, di chiunque, quindi non c'è troppo il dubbio, dici, ma questa qui è un'occasione unica, non posso non prendere, non posso non farlo. Magari tra 5 commedie che leggi, scegli magari quella che ti dà più possibilità di cambiare rispetto a quello che hai fatto prima. Il regista molto spesso è un fattore di valutazione, lo incontri, insomma, anche un fattore molto umano, la scelta, perché poi su progetti che ti interessano, pari progetti che ti interessano, scegli la condizione umana che ti tranquillizza di più. Il resto del cast è anche parte della decisione che si prende a volte, però è talmente veramente un lusso lavorare che insomma, è una scelta, non c'è nulla di doloroso, nel senso è veramente è una scelta fatta con gli occhi pieni di felicità. La commedia ha un grosso pregio, che soprattutto oggi regalare una risata è veramente impagabile, e mi rendo conto anche dell'affetto delle persone poi per strada, quando ti fermano, ti parlano di lezioni di cioccolato o diverso da chi, insomma ne parlano con la luce negli occhi, sai che gli hai regalato un'ora e mezza di spensieratezza, e quindi insomma vale lo stesso per i film drammatici, si emozionano, però è proprio il momento, ma poi si vede anche, cioè, rispetto all'offerta che c'è oggi al cinema, insomma, a ridere ce n'è bisogno. È nata da un annetto una piccola casa di produzione, che è stata forse l'azione più scellerata fatta nella mia vita, perché non sembra propriamente il momento storico per intraprendere un'avventura di questo tipo. Dall'altra però nuove tecnologie, parte delle macchinette che vedo in mano ad alcuni di voi, rendono possibile la creazione di un prodotto fruibile. Vedo delle Nikon, delle Canon che vengono utilizzate per girare puntate di Dr. House. Quando ho visto il primo backstage in cui c'era una 5D sul set di Dr. House, ho detto, beh, forse siamo un po' indietro, nel senso che
E succedeva un bel po' di anni fa, ormai oggi tutti i giovani, tutti i ragazzi, vabbè comunque. E la prima proposta mi è arrivata invece in modo indiretto, nel senso che è arrivata con The Waiting, che è una serie web che è appena passata, che ha avuto un sacco di, ha fatto 400.000 non so cosa, iscrizioni o cose, su questi numeri roboanti che se fossero fatti su biglietti staccati al botteghino sarebbero numeri molto importanti, lo sono anche sul web, perché iniziano a significare che le serie web hanno un vero e proprio ritorno, riscontro. Quindi quando, come ti dicevo prima di entrare, le piattaforme dove si vede, dove si vedono le serie web, quindi dai vari, dai vari YouTube a iTunes, si allineeranno con la produzione, allora, nel senso, traduco, finché YouTube ti dà un euro ogni 10.000 visualizzazioni e quindi non ti permette di sostenere la produzione di una serie web, insomma, è ancora difficile. Però pian piano questa cosa sta succedendo e sta diventando sempre più interessante. Racconto la voglia di aprire la produzione, che è legata a un progetto un po' più ampio, Inside, che è il nome della produzione, ha come sogno quello di diventare un laboratorio interdisciplinare, quindi che porta insieme cinema, teatro, musica, insomma cose diverse. Quando l'ho raccontato a un produttore che entrambi conosciamo, di cui non è carino fare il nome, con molta esperienza, un produttore molto affermato, lui mi ha guardato e con tempo assolutamente cinematografico mi ha guardato e mi ha detto: bravo, mi sembra un ottimo modo per buttare quei pochi soldi che hai guadagnato in questi anni. Incoraggiante, l'ha detto ovviamente scherzando, ma non aveva tutti i torti. Per adesso la mia produzione è una onlus, è una no profit allo stato puro. Ho iniziato scrivendo un piccolo manifesto di quello che intendevo fare riguardo al cinema, per poi le altre discipline insomma le stiamo sviluppando, insomma un progetto abbastanza complicato, ma le cose semplici non piacciono mai. E in questo manifesto ho indicato agli amici, ai collaboratori, a quelli che avrebbero seguito con me questa avventura, quali dovevano essere le linee guida, e una su tutte, mi ricordo che trovò tutti unanimi, nel senso che nel cinema, come in qualsiasi altro settore del lavoro di oggi, le aziende nei prossimi 5 anni subiranno più trasformazioni che negli ultimi 50, quindi se uno vuole iniziare a fare una cosa adesso deve essere già proiettato verso il mondo che sarà, e qui torniamo al discorso web, e non continuare a produrre come si è prodotto fino adesso, perché è uno strumento obsoleto rispetto a quello che sarà il mercato fra 10 anni. E quindi stiamo provando a mettere in pratica tutto questo.